Noi abbiamo confermato al Presidente incaricato le nostre valutazioni politiche di questi giorni, di queste ore, i nostri giudizi. Sono giudizi negativi per le scelte contenute in quel contratto, per le forzature contenute in quel contratto, per i contenuti di carattere innanzitutto economico e sociale contenuti in quel contratto. Noi continuiamo a pensare che non ci sia nessun cambiamento utile in quel contratto, in questo tentativo di governo, sia dal punto di vista del metodo che è stato utilizzato, sia dal punto di vista proprio delle scelte fondamentali. Ci pare di dover riaffermare l'assoluta incoerenza dei due leader politici protagonisti di questo tentativo, per quello che è stato detto e fatto in queste giornate, in queste settimane. Non ci convince per nulla la superficialità generica che è stata utilizzata anche in queste ore con alcune dichiarazioni di circostanza, anche rispetto a questioni fondamentali come la collocazione internazionale ed europea dell'Italia. Non bastano queste dichiarazioni generiche, bisogna crederci al lavoro che l'Italia deve fare, in particolare in questo frangente, dentro il quadro nuovo europeo che si è aperto e che si determinerà in particolare nelle prossime settimane. Noi continuiamo a dire in maniera molto chiara che l'interesse nazionale è l'interesse europeo e viceversa. E chi pensa di organizzare anche da responsabilità di governo una propaganda spicciola sulla pelle degli italiani su questo tema, in realtà non fa gli interessi degli italiani, li sta seriamente mettendo in discussione. Abbiamo anche confermato al Presidente incaricato che la nostra funzione è quella di esercitare fino in fondo un'opposizione determinata, seria, responsabile, di merito. Siamo pronti domani a organizzare in Parlamento e ovviamente nelle istituzioni un confronto serrato sulle scelte fondamentali, e lo faremo sulla base di un approccio al destino dell'Italia che è oggettivamente diverso da quello che è stato promosso con quel contratto. Quel contratto ha in sé degli elementi di iniquità, di pericolosità, di propaganda che noi vogliamo contestare e contrastare. E io penso di dover dire anche che rispetto a tante dichiarazioni dei principali leader delle forze che hanno promosso questo tentativo, ancora in queste ore, rispetto a quelle dichiarazioni, io credo che si debba alzare forte la voce del Partito Democratico su un punto in particolare. Non vendete promesse irrealizzabili, non fate scelte inique, non si governa questo paese con le dirette Facebook. Questo paese si governa con la forza di una responsabilità e con il peso di una responsabilità nella complessità di un passaggio come quello che l'Italia sta vivendo. Su tutto questo noi abbiamo detto in maniera molto corretta, trasparente, leale al Presidente incaricato qual è il nostro punto di vista. Ripeto, siamo pronti da domani a lavorare in Parlamento perché l'alternativa di merito, cresca e si sviluppi nelle istituzioni e nel Paese. Questo è il nostro ruolo. E anche con questo passaggio lo vogliamo rivendicare con grande determinazione. Grazie.